Applauso a questi atleti per il quadro con Go Shinjutsu. E ora passiamo alle premiazioni della gara. Premia il signor Edoardo Mussin. Secondi classificati, fermi qua, Costante Alessandro e Stefanel Gino. Ritira anche per Stefano Gino. Primi classificati Bedel Marvin e Bayaratak Alia. Stato bravo? Bravi. Edoardo Mussin, il vicepresidente del comitato regionale, che premia. Un applauso. Bene, bravi questi atleti, giratevi verso la telecamera. Premiamo il catè meno catè. Terzi classificati Giuliani Giulia, Agostini Angelo. Secondi classificati Cacitti David, Vendramin Marco. Catà meno catà. Girarsi verso la telecamera. E primi
classificati Pavan Luca, Paiarion Mattia. Bene, persone. Ora passiamo alle premiazioni dei combattimenti. Allora, categoria cadetti 55 kg, terzo classificato Covre Giovanni, secondo classificato Marcus Mirko, primo classificato Cacippi David. Secondo classificato Agostini Angelo, primo classificato Toffoli Davide. Più 73 kg, terzo classificato Giacomello Claudio, secondo classificato Taiariol Mattia, primo classificato Pepoli Claudio. Junior Senior Master 66 kg, terzo classificato Ubiani Boris, secondo classificato Stefanel Gino Gianmarco, primo classificato Giacomello Mattie. 73 kg, terzo classificato Molen Stefano, secondo classificato Facca Andrea, primo classificato Berardo Alessio. 81 kg, terzo classificato Menduri Retuane. Secondo classificato Mauri Davide, primo classificato Costante Alessandro. Favret Andrea, secondo classificato Favret Andrea, secondo classificato Possemato Paolo, primo classificato Trevisiol Francesco. Allora, sul tatami per il Juno Katà, Vit Giulia e Zonta Giulia.
vediamo, Giuno Catà, Catà della cedevolezza, fatto dalle due Giulie, Vit Giulia e Zonta Giulia del Giudocchiai Portoguaro. Sono solamente esordienti A, quindi 12 anni, ed è veramente un successo poter portare due bambine o ragazzine a fare un catà così difficile, che normalmente viene anche richiesto per gli esami di cintura nera terzo dan. Le due Giulie fanno judo da 6 anni, come vedete hanno il grado di cintura verde-blu. Ho avuto l'onore di studiare in questo kata con la maestra Akiyama, che è venuta qui a Portoguaro. Abbiamo fatto uno stage con vari maestri del Kodokan di Tokyo, esponenti di tutto spicco, Yamamoto, Sato, direttori del Kodokan di Tokyo, la maggiore istituzione del judo al mondo, sono passati per Portoguaro. Questo è un investimento che la società ha voluto fare e continua a fare nell'organizzare manifestazioni, nel chiamare queste persone, perché sicuramente è un momento di crescita tecnica, ma anche culturale, di amicizia, e di poter avere tra i propri, diciamo, avere dei maestri così importanti. Grandissimo applauso alle due Giulie, brave. Si esibiranno nel Kodokan Goshi Jitsu, kata della difesa personale moderna. Loro sono atleti azzurri della nazionale di kata, bronzo ai campionati italiani, e hanno partecipato recentemente ai campionati mondiali di kata di Francoforte. Thank you.
primo applauso ai due atleti della nazionale italiana di kata, gli azzurri Dotta Marco e Marco Durigon, in questa esibizione di kata della difesa personale moderna. Thank you.